Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A proposito di grandi diritti, no? Lei passa per essere omofoba, è una delle targhe che l'accompagna, delle etichette. Ecco, l'altro giorno il Papa ci ha molto sorpresi tutti, no? Perché il Papa ha detto una frase molto forte, ha detto essere un omosessuale non è un crimine, alcuni vescovi sbagliano. Lei è cattolica, è una delle cose che sono successe nella sua vita, è passata da una cultura super laica, radicale, sì, ad avere una conversione molto profonda. Ecco, come le ha accolte queste parole del Papa? Per me sul piano personale tutto questo è molto scontato, perché ho vissuto in un ambiente in cui la libertà sessuale e l'omosessualità, le scelte sessuali erano assolutamente libere. Scontate, ed erano assodate. Scontate, proprio io lo stesso Pannella, ma il primo movimento omosessuale in Italia era il Fuori, che era federato al Partito Radicale. E oggi che fa il ministro pensa che debba diventare scontato per tutti, dobbiamo combattere contro una cultura omofoba in questo paese? Io devo dire, non vedo oggi, forse proprio perché invece l'ho vista tanti anni fa, c'era una fortissima omofobia nell'epoca in cui io ero radicale. Mi sembra che oggi, dal punto di vista proprio del senso comune, tutto questo sia molto cambiato, ci sia molta più cioè, attenzione per la libertà. Tutte le famiglie sono uguali, anche quelle arcobaleno? Assolutamente, non è un problema di libertà personale. Io al massimo il mio problema è sul piano di due cose. Primo, l'utero in affitto, quindi l'uso che si fa del corpo femminile, che non deve essere comprato e venduto, deve essere inviolabile. E poi dal punto di vista dei bambini. E quindi che vuol dire la sicurezza dei bambini? Non le piace l'idea dell'utero in affitto, queste cose qui? No, io penso l'utero in affitto in Italia è un reato e penso che debba essere trattato come un reato e quindi non debba in nessun modo essere incoraggiato. Invece l'adozione la capisce.